In questo video parliamo dell'effetto dello sconto temporale. Prima di iniziare con la parte teorica, vorrei farvi ragionare su questi due esempi. Segnatevi la risposta e poi torneremo appunto a valutare le vostre proposte. Nel primo caso, io vi offro 100 euro oggi oppure 115 euro tra una settimana. Nel secondo caso, invece, io vi offro 100 euro tra un anno oppure 115 euro tra un anno e una settimana. Iniziamo ora la lezione con un caso, un problema, uno dei problemi più famosi del mondo. È meglio un uovo oggi o una gallina domani? Cosa succede quando le alternative di scelta, quindi o l'uovo o la gallina, si realizzano in tempi brevi, quindi quando non passa troppo tempo dal tempo presente T0, dall'oggi quindi, al domani, che è il tempo T1, dove si otterrà l'alternativa? Si sceglie l'uovo o si sceglie la gallina? Quindi tra i 100 euro di domani e i 115 euro tra una settimana, quale avete scelto? Ebbene, quando le alternative di scelta si realizzano in tempi brevi, le persone sono portate a preferire un guadagno immediato, quindi vogliono l'uovo oggi, perché di domani non c'è certezza, io non sono sicura di quello che succederà domani, quindi voglio il guadagno immediato, voglio i 100 euro domani, non i 115 euro tra una settimana. Le scelte, attenzione però, sono diverse quando i tempi di attesa, pur mantenendo le stesse proporzioni, avete visto che abbiamo ottenuto le stesse proporzioni, 100 e 115 euro, sono più consistenti, quindi a distanza di mesi o di anni. Meglio un uovo tra un anno o una gallina tra un anno e un mese? L'esempio che avevo fatto prima tra i 100 euro tra un anno e i 115 euro tra un anno e un mese. La prospettiva temporale può enfatizzare o ridurre la differenza tra le due opzioni, grazie al fenomeno dello sconto temporale, in base al quale un bene perde valore a mano che il suo ottenimento si allontana nel tempo. Ripeto, un bene perde valore a mano che il suo ottenimento si allontana nel tempo. Per il nostro senso cronologico, a lunga distanza, piccoli scarti di un giorno o di una settimana sono praticamente indistinguibili, quindi tra un anno e un anno e un mese non cambia in realtà molto, tanto nella nostra concezione bisogna comunque aspettare, non è qualcosa che avviene domani, ma avviene comunque tra un lasso di tempo più lungo. Tanto vale quindi aspettare la gallina, giusto? Non so che cosa avete scelto voi, ma la maggior parte delle persone nel secondo caso ha scelto i 115 euro tra un anno e un mese, piuttosto che i 100 euro tra un anno, perché tanto comunque il lasso di tempo è più lungo e quindi hanno preferito aspettare la gallina. In base a questo effetto, affinché un vantaggio acquisito più tardi possa essere psicologicamente equivalente ad uno ottenibile prima, deve avere un valore oggettivo superiore, quindi 115 euro rispetto ai 100 euro. Questo effetto sembra trascurato nelle macroeconomie, però, quindi per esempio i piani di investimento, i fondi assicurativi, laddove quindi l'attributo di riferimento viene considerato il valore di sconto e non il tempo, perché qui appunto stiamo parlando dell'effetto sconto temporale dove il valore valutato è il tempo. Nel caso delle macroeconomie, quindi vi lascio pensare ai piani di investimento, i fondi assicurativi, la cosa importante è lo sconto che viene fatto, non tanto il tempo che si può attendere. Ora ritorniamo alle proposte che vi avevo fatto prima. Dopo aver visto l'effetto dello sconto temporale, sappiamo che in questo caso la maggioranza sceglie l'opzione A, ossia 100 euro subito, perché tra domani e una settimana il lasso di tempo è molto breve, quindi di domani non c'è certezza, preferisco l'uovo. Nel secondo caso, invece, la maggioranza sceglierebbe B. L'opzione B, perché tra un anno e un anno e una settimana non c'è molta differenza, perché sono tutte e due lontane, quindi preferisco tanto vale aspettare la gallina piuttosto che avere l'uovo. E tu invece che cosa hai risposto? Grazie e alla prossima.